Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo dell'infero oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato, eccoci giunti a domenica 18 dicembre 2022. Abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal capitolo 7 del profeta Isaia, versetti 10-14. Continuiamo, molto trepidanti, la nostra lettura del manoscritto del Purgatorio di Suor Maria della Croce. Molto trepidanti, voi chiederete perché, molto trepidanti perché tra poco è Natale, non possiamo dimenticarci che tra poco è Natale, e ormai mancano proprio pochi giorni, e questo manoscritto del Purgatorio, che come vedete col Purgatorio c'entra poco, no? È paradossale. Perché questo manoscritto del Purgatorio è un manoscritto dell'amor di Dio. Ecco, come vedete, quanto noi abbiamo bisogno di questa sapienza, no? La vita eterna, tutta la vita eterna, inferno, paradiso, purgatorio, è tutto un inno, anche l'inferno, anche l'inferno, è tutto un inno all'amor di Dio, fatto con voci e prospettive diverse, ovviamente, perché quello che noi impariamo dall'inferno è diverso da quello che noi impariamo dal paradiso, ma diverso nel senso che la prospettiva da cui ci arriva è diversa. Quindi dall'inferno noi sentiremo una testimonianza di un certo tipo, è la testimonianza di coloro che ormai posseduti e prede della disperazione totale, quella disperazione infinita, quella disperazione che non ha più termine, quella disperazione che ormai è diventata parte integrale e totale della vita eterna appunto, che in quel caso è morte eterna. Quella prospettiva, da quella prospettiva, con quella voce della disperazione, anche lì sentiamo l'importanza dell'amor di Dio, dell'amare Dio. Mi verrebbe da dire che lo sentiamo forse più lì che altrove, perché lì sentiamo coloro che avrebbero potuto ma non hanno voluto. Mentre sentendo la testimonianza di San Francesco d'Assisi uno dice: che bello, proprio una vita totalmente data, no? Se noi sentiamo un dannato, noi lì cosa sentiamo? Noi sentiamo qualcuno che ci dice: avrei potuto, ma non l'ho fatto. Ecco cosa ho perso. Ecco adesso in cosa consiste la mia dannazione. In questo essere escluso, perché l'ho scelto io, con la mia vita, con le mie scelte di tutti i giorni, ho scelto io di essere escluso dall'amor di Dio. Vi faccio una confidenza, che è questa. C'è un audio su YouTube molto bello e che ho pubblicato sul canale Telegram Veritate in Caritate, che vi consiglio di iscrivervi, perché io scrivo spesso su questo canale Telegram, e c'è una bella
si è formato proprio un bel gruppo di persone che non ci conosciamo, io non le conosco, lo conoscono me, ma io non conosco loro, però si è formato proprio un gran bel gruppo di persone che, dove c'è uno scambio, un parlarsi, un ricordarsi, un chiedere e anche un mio rispondere, magari non sempre perché purtroppo non riesco sempre, però si è formato proprio un bel gruppo di persone, si vede che si fa un'esperienza bella, insomma, diciamola così. E lì io ho postato a diversi video, diversi audio, uno molto bello sulla Santa Messa, il primo giovedì di dicembre, un video bellissimo sulla celebrazione della Santa Messa, che quando lo si vede uno si commuove sempre. E poi ho postato, un po' di giorni dopo, un audio. Il titolo è Lettera dall'Inferno. E vi confesso, io consiglio a tutti di ascoltare questo audio, perché è veramente bello. Bello nel senso che è la testimonianza drammatica di un'anima dannata. E io vi confesso che tutte le volte che lo ascolto mi commuovo, mi fa proprio entrare in un'altra dimensione. Non mi fa nessuna paura, ve l'ho già detto, non ho questo problema della paura, non ho paura di Dio, non ho paura del giudizio di Dio, ma non perché mi sento santo, non per questa ragione, ma non ho paura di Dio perché, come vi ho già detto, so che è un giudizio giusto, oltre che essere misericordioso, so che è giusto, e non si può aver paura della giustizia, perché se c'è una cosa che ci dà pace è proprio la giustizia. Una cosa quando è giusta, è bella, è vera, è buona, è amabile. Tutto ciò che è giusto dà pace. È giusto. Quando una cosa è giusta, anche se è un castigo, uno dice grazie, perché è giusto. E oggi più che mai abbiamo bisogno di giustizia. Quanta ingiustizia abbiamo vissuto, soprattutto in questi ultimi anni. Quanti di noi sono state vittime di un'ingiustizia gravissima, soprattutto in questi ultimi anni. E che cosa di più vorrebbero queste persone? La giustizia. Avere giustizia, avere una realtà attorno a noi giusta. Che bello. E in questa lettera dall'inferno, se avrete voglia di ascoltarla, magari chi si iscrive oggi non la trova più perché ormai l'ho pubblicata giorni fa e non credo che si possa andare indietro nella chat, però la trovate su YouTube tranquillamente. Lettera dall'inferno è un'immagine nera con la scritta bianca, uno sfondo tutto nero con la scritta bianca. E c'è questa voce di questa signora che adesso non mi ricordo il nome, ma comunque è una persona, sapete, quelle che leggono molto bene, no? Che hanno non mi viene il termine corretto da dire, comunque quelle che hanno la pronuncia perfetta e leggono bene, infatti legge molto bene, con un'interpretazione molto bella. E adesso però mi sfugge il suo nome. E rende molto bene il testo, non è lunghissimo, ma io tutte le volte lo ascolto di frequente, tutte le volte che lo ascolto dico, ma pensa un po' quante occasioni perse, quante occasioni ci dà Dio per amarlo, per corrisponderlo, per stare con lui, per sceglierlo, per metterlo al primo posto. Quante piccole cose possiamo fare insieme a Gesù
quanto siamo superficiali verso questo amore bellissimo. Poi parla anche dell'Eucaristia, bellissimo anche questo. Parla anche dell'Eucaristia, della presenza reale di Gesù. E quindi, vabbè, ancora prima di leggere il testo, mi ho scritto il purgatorio, vi sto già parlando di purgatorio, ma non solo, della vita eterna. Sì, perché noi dobbiamo veramente puntare lì. Pochi giorni fa ho compiuto 50 anni, molti di voi mi hanno fatto gli auguri, vi ringrazio ancora. E mezzo secolo di vita fa un po' riflettere, no? Non mi rimarrà un altro mezzo secolo da vivere, questo è sicuro. La maggior parte della mia vita l'ho vissuta. E che cosa porto nel cuore come ricordo più bello di questi 50 anni? Qual è la nostalgia grata che mi porto nel cuore? Guardate, gli anni più belli della mia vita sono stati gli anni della giovinezza, di quando ero ragazzo, di quando ero adolescente, di quando ero giovane, prima di entrare in convento. Voi direte, ma padre, gli anni più belli della sua vita dovrebbero essere quelli del sacerdozio, quelli del convento. No, non sono quelli. Sono bellissimi anche quelli, ma non i più belli. Sono bellissimi, sono stati anni bellissimi anche quelli, stupendi, pieni di grazie di Dio, assolutamente. Ma gli anni più belli in assoluto sono stati quelli della mia giovinezza, della mia adolescenza. Perché? Ma guardate, la ragione è una sola. Io li ricordo come gli anni dell'innamoramento di Gesù e di Maria. Veramente ho vissuto dei giorni e degli anni in quel tempo che quando mi fermo a pensarci dico ma questo è già il paradiso. Ma quanto è stato bello. Veramente sapete quegli anni della giovinezza dove c'è dentro nel cuore, nella mente un fuoco, no? Un pensiero fisso. Un amore che ti rapisce tutto, un amore che non ti fa vedere altro che Gesù e Maria. Eppure andavo a scuola, dovevo fare tanti chilometri per andare a scuola, ma io ho nella mente proprio questi ricordi stupendi, no? Ma tanti episodi da quando ero ragazzo che sono andato a prendermi per la prima volta il mio Vangelino piccolino tascabile, che mi tenevo nella giacca a vento, che mi leggevo sul Puma alle 6 del mattino, il freddo e il gelo. Piuttosto che la corona del rosario che sgranavo, piuttosto che le mie fughe dalla scuola per andare nella pausa pranzo nella cappella dei Padri Bianchi che era adiacente al mio istituto, che mi lasciavano entrare, stavo lì in cappellina da solo con Gesù, piuttosto che le preghiere del mattino a scuola, nel gabinetto, nei bagni, al freddo e al gelo, con le finestre spalancate, a guardare dalla finestra del bagno la cappellina dei Padri Bianchi dove vedevamo il cero rosso che diceva la presenza di Gesù nel tabernacolo, le preghiere alla Vergine Maria, i primi venerdì, i primi sabati del mese, la Santa Messa quotidiana. Ma quanti ricordi belli, quanto è stato bello avere Gesù come primo amico della propria vita. Cioè primo, ma non, badate, tutto quello che vi sto raccontando non lo sto dicendo per dirvi che io ho fatto qualcosa per lui, ma per dirvi quanto lui e lei, la Vergine Maria, si sono dati. Ecco, e questa è la bellezza di cui vi sto parlando. Non la mia risposta, che ogni tanto c'era, ogni tanto non c'era, poi era immatura, poi era pasticciona, poi riuscivo e non riuscivo, poi andavo, poi scappavo, poi tornavo. Non questa,
che è stato un pasticcio via l'altro, ma la loro è stata incredibile. Ecco il ricordo di nostalgia grata che porto nel cuore. Questi anni stupendi. Poi certo, il dopo è stato bellissimo, anche il dopo ci mancherebbe. Ma questi qui, le scelte del sabato sera, no? Sapete, per un ragazzo, per me, poi a quei tempi, fino alla terza superiore, sabato sera era sacro. Cioè, c'era, tutto poteva succedere, ma il sabato sera era intoccabile, inviolabile. Quindi la preparazione di sabato sera cominciava al sabato mezzogiorno, no? Il pettinamento, il preparamento, i vestiti, le cose per uscire, organizzare la serata, insomma, niente di peccaminoso, eh? Non è che abbiamo mai fatto niente di tragico, di cose brutte, no, no, ma era tutta una preparazione effervescente a questa vita che, seppur non aveva delle caratteristiche gravi a livello morale, però non era Gesù. Non era Gesù. Sì, erano stare insieme bello, va bene, andavamo fuori, facevamo tutte le nostre cose, niente di brutto, di ubriacamenti, quella roba di... No, no, niente di tutto questo. Ma non era Gesù. E io ricordo quel giorno di terza superiore, quando ho detto... Basta. Fine. Adesso basta. Devo lasciare tutto. Che ho voluto dire lasciare gli amici, lasciare tutto. Lasciare il Dio del sabato sera. E non vi dico, il campanello che suonava, il telefono che suonava, loro che mi cercavano: Giorgio, sei impazzito, ma cosa ti è successo, ma non puoi non venire, ma ti prego, ma perché non vieni? Perché poi insomma io organizzavo un po' le cose con loro, no? No, io ho detto basta, non posso più, adesso c'è qualcun altro. È stata dura, durissima, durissima. Ma è stato bello. I sabati sera con i miei amici, belli, ma non li ricordo più. I sabati sera con Gesù, indimenticabili. Indimenticabili. Indimenticabile l'armonia, indimenticabile la pace, la serenità, la gioia che ti entrava nel cuore. Quando mi mettevo lì a leggere la parola di Dio, che capivo niente, perché vabbè, però leggevo e capivo quello che potevo capire, i fiorellini che gli portavo. Quando leggo queste cose del purgatorio, dell'inferno, capisco a che cosa alludono, lo capisco molto bene, capisco il rimorso che dicono. Perché anch'io mi dico, cavolo, ma perché ho iniziato solamente in terzo superiore? Potevo iniziare prima a fare la scelta radicale. Cioè, lo senti dentro, no? Lo senti dentro che c'è questa cosa che ti fa dire: bisogna veramente mettere Gesù al centro, al primo posto. Perché è bello. E tutto questo che ci viene dall'inferno, dal purgatorio, ecco perché non mi fa paura. Ed ecco perché non voglio che faccia paura neanche a voi. Io non ve ne parlo per farvi paura, perché non deve farci paura. Non c'è niente di cui aver paura. Noi dobbiamo solamente temere una cosa sola: di non amare abbastanza Gesù. Questa è la nostra paura. Di non corrispondere a quello che Lui vuole da noi. A quanto vuole da noi, cioè tutto. Quando consacro l'Eucaristia e guardo quest'oste appena consacrata tra le mie mani, dico: ma ti rendi conto? Gesù, io ho il tuo cuore eucaristico tra le mani. Ma è una cosa... Quindi ecco, adesso lo andremo avanti a leggere, ma vedrete che è così. Quindi adesso arriva Natale e guardiamo già il presepe, no? Dobbiamo già guardare questo presepe, stiamo costruendo questo presepe passo passo, e non possiamo non vedere
che la nostra vita deve essere un presepe in costruzione, che tutto si deve orientare alla capanna e poi stare con questo Gesù, godere con questo Gesù, perché è bello. E la Vergine Maria. E poi vi prego, organizzate bene il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno del primo dell'anno, il giorno dell'ultimo dell'anno. Fate festa, ma mettendo innanzitutto Gesù al centro. Non escludetelo. Non escludetelo, ma includetelo in tutto quello che farete. Con i vostri amici, con le persone voi care. E se sapete che qualcuno è solo, chiamatelo. Date magari l'ultimo Natale della nostra vita. Facciamolo proprio all'insegna della carità. Non chiudiamoci nelle nostre piccole riunioni familiari. Non viviamo il Natale come una casa chiusa. Che brutto quando ero ragazzo, che quando sentivo «Ah no, io il Natale!» No, con questa vocina da signorina Rottermeier. Vi ricordate Heidi? Mamma, che roba antipatica. No, io il Natale lo passo solo con i miei parenti e i miei amici. Scusate, con i miei parenti e i miei familiari. Il Natale solo con la mia famiglia. Ma ti prego. Ma non siamo mica una tribù di pipistrelli, Ma cos'è sta roba? Il Natale solo con i miei parenti, con la mia famiglia, lì, chiusi lì, tutti lì. E quella donna poveretta che c'è davanti al pianerottolo solo come un cane che il marito pesta dalla mattina alla sera e che lui quel giorno lì sarà fuori a ubriacarsi come non so che cosa. Ma santa pazienza, ma possibile che nel tripudio della tua gloria non ti venga in mente di fare la parte dell'elemosina, del mendicante, come fa Gesù Cristo dalla mattina alla sera con te, e andare a dire: signora, guardi, se vuole, io avrei tantissimo piacere se lei venisse a fare un po' di Natale con noi. Quello che può, quello che la vita le permette, magari anche se è solamente un quarto d'ora, 10 minuti, un'ora, non lo so. Lei venga quando vuole, va via quando vuole, non c'è il fuoco alla porta. La porta è aperta, il giorno di Natale la porta è aperta. Non può esserci una porta chiusa, per nessuno. È inutile che andiamo a fare quelle robe lì da vado a prendere il povero che nella strada che non guarda il giorno di Natale. E poi il giorno dopo? Ah, il giorno dopo fa niente. Ma cosa vuol dire sta roba? E intanto il vicino che ho accanto, la signora di 80 anni che ho accanto, lì da sola come un cane, perché i figli sono andati a fare la settimana bianca e non ha nessuno che gli vada a fare gli auguri né il giorno prima, né il giorno durante, né il giorno dopo. Niente. E lì da sola. O è lì da solo. Se è un papà, se è una mamma, se è un fratello, se è un amico, se è il parente, se è il cugino, se è il dirimpettaio del pianerottolo. La porta deve essere aperta. Le famiglie devono essere aperte. Le famiglie sono fatte per essere aperte, non per essere chiuse. Sono cerchi aperti. I cerchi chiusi puzzano. Puzzano di stantio, puzzano di vecchio, c'è dentro la morte. Cos'è che c'è di chiuso? Le bare. Le bare. C'è chiuso che cosa? Le grotte dove vivono i pipistrelli. Ma le aquile non stanno al chiuso. Soffocano. E noi cosa vogliamo essere? Non facciamo questi ragionamenti meschini, proprio meschini, brutti e pieni di egoismo. Il nostro presepe deve essere per tutti. E poi cominciamo, no? Poi ci sono quegli altri, mamma, quelli lì, guardate... Quelli veramente non li sopporto, quelli guardate, solo a pensarci mi sta già venendo il cardiopalmo, quelli che recitano così, perché ognuno ha le sue litanie, no? Allora, prima ci sono quelli del io con la mia famiglia, con i miei parenti e nessun altro, chiuditi dentro come il bidone dell'umido e resta lì. Poi ci sono quegli altri, no, perché poi tutte queste cose vengono un po' sottovoce, no? Perché sono talmente brutte che non si possono dire a voce normale. No, ma non ci sono abbastanza sedie. Scusa? Guardate, io se c'è una cosa che nella mia vita non ho mai considerato sono le sedie. No, ma perché il mio cuore misura di sedie? No, perché non c'è abbastanza posto.
Ma cosa vuol dire? Ma tu lo sai che in carcere dove andavo io, dentro nella tua camera da letto, singola, non quella matrimoniale, nella camera da letto col letto singolo, tu lo sai che tu ci dormi da solo e dove andavo in carcere io ci dormivano in 12? In 12! Ma non una notte, anni, non un'ora, tutto il giorno. Quindi si scendeva dal letto a turni e in un letto si dormiva in due. Con uno che tu non mi hai visto in vita tua, uno ai piedi dell'altro, immaginatevi, no? Profumi di rose. Il bagno per 12 era uno. Senza riscaldamento, con le finestre sempre aperte, una latrina nera che solo a vederla ti veniva volto a stomaco e ti dicevi, guarda, io non mi scappa più la pipì, non mi scappa più niente. Dove venivano fuori i topi. Avevano catturato un topo, l'avevano messo in una bottiglia che era venuto fuori da quelle latrine. L'ho visto io, è un rattone gigante, immaginate che meraviglie. In 12 stavano dentro lì. Noi non abbiamo le sedie per ospitare uno o due persone in più nelle nostre case. Ma io ho paura di questo, non dell'inferno, del purgatorio. Io ho paura di questi cuori. Ho paura di queste menti grette. Ecco, se c'è un modo per farmi arrabbiare, uno dice, ma io non so come far arrabbiare Padre Giorgio. Volete un modo? Questo. Ditemi, ma non so se c'è abbastanza posto. No, guarda padre, sai, ma non dove li mettiamo? C'è sempre posto. C'è sempre posto per tutti. Non esiste la mancanza di posto. Come diceva la mia nonna, siamo in 10, se c'è posto per 10 c'è posto anche per 11. Nonna, guarda, però c'è anche la mamma del mio amico, se c'è posto per 11 c'è posto anche per 12. E noi dicevamo, ma dove, ma in che modo? Tu stringiti, lei mi dice, stringiti. Ma nonna, ma sono sull'angolo, guarda che c'è ancora un po' di posto, guarda bene, cerca bene, mettiti bene. Si sono sempre stati tutti, tutti. Certo, non c'era più posto neanche per un grissino, ma questo è un dettaglio, perché il grissino poi entrava nella pancia, il posto lì c'era sempre. E vedere questa tavola, che non riuscivo a vedere tutte le persone che c'erano con uno sguardo solo, tante erano. Come dice, ma quanto è bella questa tavola, ma quanto è bella questa casa, ma quanto è bello stare qui con tutte ste persone. E io me le guardavo tutte da ragazzo mentre mi mangiavo i miei quintali di chiacchiere alla grappa, e io le guardavo tutte ste persone e dicevo, ma quanto sono felici. Quando poi arrivavo con questo carrellino, sapete i carrellini di una volta, fatti in ferro battuto con il vetro, no? Con i ripiani di vetro, questo carrello stracolmo di queste chiacchiere tipo montagna, coperte da questi tovaglioloni di cotone bianco, col cotone di una volta che adesso non c'è più, quel cotone bianco, adesso il cotone sembra ostie, no? Tanto sono sottili, quel bel cotonone grosso bianco, ma nello stesso tempo leggerissimo, profumato di lavatrice, di buono, di stiro, no? Questo cotone che copriva queste chiacchiere, queste montagne, io che arrivavo col mio carrellino ed ero felicissimo di vedere tutte queste persone che mi guardavano estasiate, che erano lì che dicevo, adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto, che poi in realtà non facevo niente se non mangiare, e tiravo su questi cosi, questi tovaglioloni, c'erano queste chiacchiere, montagne, anche a Natale, perché per padre Giorgio, la mia nonna dava il cuore ancora di più, quindi c'era il panettone, ma non potevo mancare le chiacchiere per il padre Giorgio, quindi un carrello a due ripiani stracolmo di queste chiacchiere fino a morire, e quindi io tiravo su questi teli, e loro che li guardavano, io li guardavo estasiato, dicevo, ma vedete quanto sono belle, quanto sono buone, ma guarda, e vedere tutta questa gioia. Questa gioia in volti, purtroppo, tanto segnati anche dal dolore. Ma quel giorno, quel dolore non c'era più. Quel giorno quel dolore si attenuava. Ecco, io vi auguro di vivere un Natale così. Non dite mai, non c'è posto. Non dite mai, siamo in troppi. Non dite mai dove lo metto e non dite mai il numero. No, qualche volta qualcuno ci prova,
Dico che non escono dalla porta, entro dalla finestra. Escono dalla porta per entrare dalla finestra. No, va bene, padre, però sa, siamo già in 32. E allora? E allora? Se siamo in 32, vuol dire che possiamo stare anche in 33. Qual è il problema? Ma poi. No, 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 non c'è né ma poi. Le porte aperte. Piuttosto io mangio per terra lì. Sul seggiolino, anche per terra sono comodo. No, ma padre, lei per terra non può. Allora benissimo, allora, se non posso mangiare per terra, non può mangiare per terra nessuno. E allora stiamo tutti come i cristiani, le sedie si fanno arrivare. Oh, per l'amor del cielo. Ma stiamo scherzando, nel 2022, ma ci sono sedie a vendere, figurati. Il problema non sono le sedie, il problema è riempirle, non procurarle. E non dite mai quelle robe lì. Io con la mia famiglia, io con i miei parenti. Gesù. Appena è nato, la sua mamma non ha chiuso la grotta. Non ha detto no, 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 io Giuseppe Gesù e poi più. Appena è nato è arrivato il mondo. Il mondo. Questa è la casa di Nazareth. Ecco, lo sapevo, sono passati 31 minuti. No, però per favore, se no mi vergogno, lasciatemi leggere almeno una frase del manoscritto, perché se no è un disastro. Allora, sì, almeno una cosa ve la devo leggere perché sennò mi vergogno troppo. Allora, il buon Dio me lo ha fatto. Ah sì, come sapete voi che MP. Punto è andato direttamente in cielo dal momento che non lo avete visto passare in purgatorio? Il buon Dio me l'ha fatto conoscere ed è lui altresì che per sua bontà permette che io sappia quel che mi chiedete, quando non lo abbia visto e sperimentato da me stessa. La giustizia del buon Dio ci trattiene in purgatorio, è vero? E non lo meritiamo, ma siate certa che la sua misericordia e il suo cuore paterno non ci lasciano lì senza alcuna consolazione. Vedete? Anche nel purgatorio è la bontà di Gesù, la bontà di Dio arriva. Bellissima questa cosa. Noi desideriamo con ardore il completo raggiungimento con Gesù, ma egli lo desidera quasi a par di noi. Vedete quello che vi dicevo prima? Sulla terra, sovente, lui si comunica in un modo intimo ad alcune anime, poiché poche vogliono ascoltarlo. E si compiace di svelare loro i suoi segreti, vedete? Perché pochi lo ascoltano. Pochi ascoltano Gesù, perché sennò lui si comunicherebbe ancora di più. Le anime che ricevono i suoi favori sono quelle che cercano di essergli accette in tutta la loro condotta e che vivono e respirano solo per Gesù e per fargli piacere. Che vivono e che respirano. Ogni battito del cuore, all'inizio di ogni giornata, recitare questa preghiera. Ogni battito del cuore sia un atto di ringraziamento e di riparazione ai sacratissimi cuori di Gesù e di Maria. Appena aprite gli occhi, dite questa preghiera. E ogni battito del cuore sta con il battito del respiro, perché senza respiro non c'è cuore. E cercano solo di fargli piacere. Fa piacere a Gesù. In purgatorio vi sono molte anime colpevoli, ma pentite, e nonostante i peccati da espiare sono confermate in grazia e non possono più peccare, sono perfette. Ebbene, via via che l'anima si purifica nel luogo di espiazione, essa comprende meglio, ma senza vedersi, perché allora non vi sarebbe più purgatorio. Se in purgatorio non conoscessimo un buon Dio più che sulla terra, le nostre pene non sarebbero così grandi, né così atroce sarebbe il nostro supplizio. Quel che costituisce il nostro principale tormento, che cos'è? Non è il castigo, non sono le fiamme del purgatorio, non sono i castighi, no. È l'assenza di colui che è l'unico oggetto dei nostri pensieri persistenti. Scusate, è l'unico oggetto dei nostri così persistenti desideri. Questo è il purgatorio. L'assenza di colui che desideriamo fortemente. Purgatorio è questo. Quindi dovrebbe essere già su questa terra. Già su questa terra deve essere il purgatorio. Perché il nostro desiderio dovrebbe essere solo il cielo. Capite come si fa a fare il purgatorio in terra? Desiderando il cielo non potendolo avere. Questo è il purgatorio. Bene. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.